Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 18 giugno l'Assemblea ha approvato una modifica alla legge di tutela delle aree naturali che prevede la riclassificazione delle aree contigue a quelle protette. Maurizio Lupi, Verdi Verdi. È una legge che prende spunto da una sentenza della Corte Costituzionale. In particolare abbiamo deciso di provvedere con un'adeguata tabellazione per far capire a tutti i cittadini quali sono le aree contigue e quali sono gli obblighi ad esse connessi. Giovanni Negro, UDC. Sono state approvate le aree protette e aree contigue, ossia si è dato la possibilità a tutti i componenti delle ATC di quelle determinate zone che possono cacciare nelle aree contigue. Con grande soddisfazione è stata votata all'unanimità. Il Consiglio regionale ha poi votato alcuni ordini del giorno, tra i quali quello contro gli infortuni domestici e quello per il risarcimento delle parti civili dai danni Eternit. Andrea Buquicchio, Italia dei Valori. Un ordine del giorno che dà mandato alla Regione Piemonte di fare una ricerca per la capienza patrimoniale degli amministratori che sono stati condannati. La Regione Piemonte si farà carico di vedere la capienza patrimoniale degli stessi per risarcire tutti i comuni. Marco Botta, Fratelli d'Italia. Questo ordine del giorno dà un mandato preciso, permette in particolare alle amministrazioni locali e a tutti gli altri soggetti di vedersi forniti quelle risorse che sono indispensabili per lenire il grande danno che è stato compiuto in questi anni. Infine, sempre il 18 giugno, il Consiglio regionale ha votato il rinvio in prima commissione della proposta di legge sull'abolizione del garante per i carcerati. Piemonte investe di pioniere nella liberalizzazione dell'accesso internet in modalità wireless contenuto nel decreto del fare varato dal Consiglio dei Ministri. Con la legge numero 5 del 2011, infatti, la Regione aveva riconosciuto l'accesso libero alla rete come diritto di cittadinanza. Nel periodo gennaio-maggio 2013, gli accessi nelle sedi del Consiglio, Palazzo Lascaris e Piazza Solferino, confermano il successo della legge. Circa 5.000 collegamenti con punta massima di 1.060 ad aprile. Andrà in trasferta in Germania, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, la mostra di vignette satiriche Da moneta unica a unica moneta, realizzata da Dino Aloi e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. La mostra sull'euro sarà esposta dal 16 luglio a fine settembre a Stoccarda. Appuntamenti fino al 26 giugno nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte, la mostra I mille volti del Piemonte, crocevia tra storia e letteratura. Ingresso libero da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Lo specchio di un'epoca, le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Deco e il titolo della mostra aperta fino al 6 settembre nella Biblioteca della Regione. È tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.